Ben ritrovati amici di Good Morning Vietnam, puntata speciale, una sorta di editoriale. Vorrei capire la mente di chi festeggia per l'arrivo di Draghi. Ma che cazzo ti festeggi? Cosa cambia a te che grazie ai social network credi di essere il piccolo caldo centro del mondo? Ti alzerai sempre alle 7. Starai sempre in coda in auto. E no, non sarà un'auto elettrica, perché sono ancora una cosa da influencer e a te non ti caga nessuno. Farai sempre 20 euro di benzina. Vado a premere. Mangerai sempre la stessa roba, ma la fotograferai e la commenterai convinto di essere a Masterchef. Ma che cazzo vi siete magnato? Tutto. Guarderai Barbara D'Urso, ma dirai di non farlo. E l'unica cosa che ti farebbe scendere in piazza, armi in pugno, è se chiudessero il campionato di calcio. Continuerai a scopare tenendoti i calzini. Questo vale per uomini e donne. Odi Renzi, ma in realtà vorresti essere come lui. Invocherai le elezioni tutti i giorni e quando ci saranno andrai al mare. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le chiappe. Perché alla fine di quello che succede nel mondo non te ne frega niente. Non te ne frega un cazzo di Patrick Zaki. Dell'Egitto ti ricordi solo della vacanza che ci hai fatto. Dove hai passato tutta la settimana nel villaggio a rompere le scatole perché la pasta non era buona. Insomma, resterai democristiano. Quindi non rompere il cazzo. Perché Draghi o non Draghi, tranquillo. Il Grande Fratello andrà sempre in onda. E a te va bene così. Good morning, Italia.